Ragazzi, eccoci, ricetta carnevalesca buonissima, non potete capire che razza di frittelle che prepariamo. Questa ricetta in realtà non è assolutamente mia, me l'ha passata la Francesca di Affari di Cucina, che però gliel'ha passata l'Alessia, che però all'Alessia è stata passata da Lorella, mi confondo se no guai, Lorella, una veneziana, presumo doc, che fa delle frittelle a questo punto stratosferiche, perché veramente io penso di non aver mai assaggiato, ve lo dico con pura onestà, delle frittelle così buone. E questa ricetta adesso passa a voi. Ah giusto, una cosa molto carina è che queste frittelle hanno proprio un ingrediente che non direste mai che potrebbe starci in una frittella, e le rende ancora più buone secondo me. Vedrete dopo quando le assaggiamo, proprio si sentirà questa fragranza, no? Questo profumo di agrumi, la consistenza spacca, sembra un cuscino, ve lo giuro, un cuscino. Andiamo col procedimento. Mi tengo sotto mano ovviamente la ricetta che mi ha passato la Fra. Queste comunque sono le vere ricette della tradizione. Quando vedi scritto farina quanto basta in un dolce, tranquilli comunque, perché sulle storie di Instagram io ho fatto una prova per capire effettivamente quanta farina potesse andare in questo dolce, e la quantità perfetta l'abbiamo trovata. Partiamo dal latte. Io lo metto in un pentolino assieme a pizzico di sale, zucchero, aroma di vaniglia. Lo facciamo scaldare piano piano, deve raggiungere il bollore. Nel frattempo mettiamo l'uvetta in ammollo con la grappa, anche qua mezzo bicchiere, ma io ci metto un bicchiere, uno perché preferisco sentir più profumo e due perché mi dà l'impressione l'alcol che aiuti ad avere dei fritti più fragranti, più asciutti. Quindi io vado con un bel bicchierino. Teniamola da parte. Nel frattempo il latte avrà raggiunto il bollore. Ci aggiungiamo un ingrediente che io non avrei mai pensato di mettere nelle frittelle, che però le rende straordinarie. È il semolino. Lo versiamo a pioggia proprio nel latte che sta bollendo con una frusta. Voi continuate a rimestare, fate cuocere il tutto per 2-3 minuti. Spegniamo la fiamma. Teniamo così a raffreddare, deve intiepidirsi più che raffreddare. Scorza di limone, scorza di arancia, possibilmente non trattati. Poi uova, un uovo intero alla volta, come si fa per la pasta dei bignè, no? Si mette un uovo, si mescola, si mette un altro uovo, si mescola fino proprio ad avere un composto compatto e omogeneo. E alla fine, cosa che mi manca, del semolino, dovrebbero mancare solo le polveri, quindi farina e lievito. In questa ricetta abbiamo capito che per avere proprio un risultato eccellente la farina deve essere 160 grammi, la mescoliamo assieme al lievito per dolci, perché in questa ricetta non c'è bisogno di un momento di lievitazione, ma lievitano direttamente nell'olio. Mescoliamo bene e ovviamente aggiungiamo le polveri piano piano, no, all'impasto principale. Finito anche di amalgamare queste polveri, aggiungiamo ovviamente l'uvetta con la grappa, mescoliamo ancora e poi siamo pronti a friggere. Scaldiamo l'olio di semi, magari aiutatevi con un termometro perché veramente vi dà la garanzia di avere un fritto perfetto, 170 gradi all'incirca, olio di arachide io uso sempre, e quando l'olio ha raggiunto la temperatura prendiamo l'impasto con un cucchiaino, lo riempiamo bene nel cucchiaino e trasferiamo l'impasto nell'olio cercando di dare una forma carina. Fatele cuocere all'incirca 5 minuti nell'olio facendole girare ogni tanto. Io più o meno ho cotto 10 frittelle alla volta, diamo sempre una mescolata per avere proprio una colorazione omogenea, e poi quando sono pronte ovviamente cosa si fa col fritto? Si scola, si mette in una teglia o in una pirofila con un po' di carta assorbente, aspettiamo veramente 3-4 minuti che il fritto insomma si intiepidisca un po', zucchero a velo e poi si mangiano. Adesso vi faccio l'assaggio che così capite proprio bene la consistenza. Cioè, ci sono quelle parti esterne un po' croccanti che proprio cercano di dare quel tocco frizzante, no? Una frittella che di per sé potrebbe essere morbida. Io adoro poi l'uvetta, quindi per me è d'obbligo. Se volete però potreste anche evitare di mettere l'uvetta, magari metterci un pochino più di agrumi, di profumi, oppure farcirle con la crema. E dopo che ne mangiate una, mangiate anche la seconda, poi la terza e avanti così.
Il video, ragazzi, è finito. Io vi consiglio ovviamente di fare questa ricetta, anzi, se la provate a fare, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa sempre, lo sapete, mi fa sempre molto piacere. Ringrazio ovviamente la Fra, ringrazio Alessia, che è l'amica della Fra, e ringrazio anche, anzi, soprattutto forse Lorella, che ci ha fatto scoprire delle frittelle straordinarie, e adesso provatele a fare perché meritano tanto. In questi giorni dovete assolutamente farle. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se vi va, e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per andare e sbirciare la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento e ulteriori consigli. Magari ci vediamo ancora questa settimana, perché mi piacerebbe in realtà pubblicare un altro video sempre in tema carnevale, e quindi magari ci vediamo veramente tra pochissimi giorni. Tanto vi saluto così. Ciao.